Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazzi, allora nel video di oggi parlerò in modo più approfondito della mia esperienza fatta in Kenya quest'estate, del mio viaggio, come, dove, quando, perché, quanto, se si vuole andare in Kenya. Ho deciso di fare questo video perché prima di partire per il Kenya ho cercato video di questo tipo ma non ne ho trovati, e credo che comunque prima di partire per un viaggio, che sia in Europa, in Italia o al di fuori dell'Europa, sia necessario acquisire il più possibile informazioni sul luogo in cui si va, quindi nel luogo in cui si va a visitare, proprio per insomma cercare di vedere il più possibile, di risparmiare anche il più possibile e insomma di non perdersi niente. Quindi mi auguro che questo video risulti interessante per magari voi che siete iscritti al mio canale e utile per coloro che magari non sono iscritti al mio canale, sono capitati qua per caso cercando notizie sul Kenya, per appunto chi ha intenzione o comunque ha già prenotato e prossimo alla partenza per un viaggio in Kenya. Premetto che con questo video non voglio assolutamente essere l'espertona in tema, non è che ho vissuto in Kenya, non sono andata 40.000 volte in Kenya, ho fatto una semplicissima vacanza di una settimana in Kenya, nella zona costiera ovviamente, Watamu, Malindi, più l'esperienza del safari, e quindi insomma questo video, seppur comunque a mio parere molto utile e denso di informazioni, non sarà ecco il video di una che ha vissuto in Kenya per anni e anni, però per quanto mi riguarda, io prima della partenza avessi trovato un video di questo tipo sicuramente mi sarebbe risultato utile. Allora, mi sono fatto un piccolo schemino per ricordarmi tutte le cose da dire. Allora, quando sono andata in che struttura? Io sono partita per il Kenya il 28 luglio 2013 e sono tornata il 5 di agosto, quindi ho fatto 8 giorni appunto a cavallo tra luglio e agosto. Sono andata con il mio fidanzato e siamo partiti da Milano, Malpensa, con un volo della Viana diretto a Mombasa. Dopodiché, arrivati a Mombasa, siamo stati accolti all'aeroporto di Mombasa da dal personale della struttura dove andavamo ad alloggiare, e da lì c'era un pulmino che ci ha portato al nostro hotel, che principalmente era il resort Twiga Beach della Valtour, che diciamo distava dall'aeroporto che distava dall'aeroporto all'incirca 2 ore e mezzo di pulmino, di cui 2 ore su strada asfaltata e mezz'ora, 40 minuti di strada totalmente non asfaltata, cioè proprio per niente asfaltata, che questo pezzo, per quanto sia movimentato, molto molto bello, perché cominciate ad assaporare la vita del Kenya, la vita keniana, perché passate proprio in mezzo ai villaggi, quindi ci saranno i bambini che vi rincorrono, vedrete scene di vita quotidiana del Kenya. Il volo dura 8 ore e mezza circa, più appunto le 2 ore e mezza di tragitto in pulmino. Ovviamente le strutture in cui si può soggiornare sono varie. Io, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, vi consiglio di andare in un villaggio, anche se comunque io stessa sono stata poco in villaggio, ho vissuto poco il villaggio, perché comunque si fanno molte escursioni, vi consiglio assolutamente il safari, però comunque essendo in un paese leggermente pericoloso, è comunque un paese dell'Africa, io consiglio di andare in un villaggio. Appunto, di villaggi ce ne sono tanti. Quando io sono andata in agenzia viaggi a prenotare, piccola parentesi, io ho prenotato il viaggio 10 giorni prima di partire, e comunque a livello di prezzo, chi aveva prenotato il viaggio 2 mesi prima aveva speso la stessa identica cifra. Quindi con il nostro budget noi abbiamo speso per i trasferimenti, quindi il pulmino dall'aeroporto all'hotel, dall'hotel all'aeroporto, il volo da Torino, da Milano Malpensa a Mombasa, e il trattamento inclusive nell'ambito del nostro resort, all'incirca 1.100 euro a testa. E più o meno so che anche gli altri, insomma, dai 1.100, 1.200, 1.300, insomma, come massimo. Le strutture appunto che mi erano state proposte erano veramente tante, però tra tutte abbiamo deciso di scegliere il Twiga Beach perché ci sembrava una struttura leggermente più piccola rispetto alle altre, mi sembra che le camere fossero sugli 80,
E quindi ci sembrava un ambiente un pochino più da coppia rispetto a un ambiente familiare, ed effettivamente è stato così perché comunque di bambini ce n'erano veramente pochissimi, e appunto eravamo principalmente coppie, insomma di varie età, però comunque coppie. So cioè, nel senso, per l'esperienza di alcuni miei cari amici che sono andati quest'anno anche loro in Kenya, che anche il Barracuda Inn dei viaggi di Atlantide è molto valida come struttura, perché il Kenya e perché Watamu. Allora, in realtà la scelta del Kenya non è stata molto mirata, nel senso che era da tempo che era nella wishlist dei posti che avrei voluto vedere, però non era il posto che desideravo da una vita di visitare, come magari può essere New York al momento. Però è sempre stato un posto dove volevo andare. Spesso quando ero alla ricerca di una vacanza estiva, spuntava, ecco, tra le mete probabili, però poi alla fine avevo sempre optato per altro. Abbiamo scelto il Kenya perché eravamo attirati dal fatto di poter fare una vacanza relax, ma non esageratamente rilassante, cioè una vacanza anche avventurosa, in quanto comunque io sono amante della vita abbastanza tranquilla, poca avventura, rilassante, cioè sto in villaggio, prendo il sole, mangio e non faccio niente, mentre il mio ragazzo non ama particolarmente i villaggi ed è più per i viaggi avventurosi. Quindi abbiamo cercato un posto che potesse coniugare un po' tutte le nostre esigenze, quindi un posto di andare in un villaggio, una struttura quindi con spiaggia privata, con piscine e tutto quanto, però in un posto dove si potesse anche visitare tanto. E quindi la nostra scelta è caduta sul Kenya. Se volete andare in Kenya, tutti i resort sono principalmente situati o a Malindi o Watamu. Poi probabilmente ci sono anche altri posti, ma so che i principali sono qua. Tutti però, tutti quelli delle agenzie o comunque anche se vedete sui blog, consigliano al 99% Watamu perché Malindi è famosa per avere una spiaggia e un mare molto molto pieno di alghe, e quindi insomma la nostra scelta è caduta su Watamu. In realtà poi perché il Kenya e perché non Zanzibar? In realtà molti quando dicono ah, vorrei andare in Kenya sono anche a Zanzibar. E lo stesso era successo a noi, nel senso che anch'io ho detto, vabbè, se non è Kenya va bene anche Zanzibar. Allora, la differenza, vabbè, principalmente, insomma, questo lo sapete, Zanzibar è un'isola, il Kenya invece è uno stato. Allora, se volete andare a fare una vacanza rilassante, stare in villaggio, farvi i bagni e tutto quanto, vi consiglio Zanzibar. Se invece volete cercare un tipo di vacanza più simile alla nostra, quindi in cui poter fare il safari, in cui poter fare qualche escursione, in cui diciamo di fare i bagni non è che ce ne freghi, cioè me ne freghi più di tanto, allora vi consiglio di più il Kenya. Non che a Zanzibar non si possa fare il safari, si può fare, ma è necessario prendere un volo interno da Zanzibar al Kenya per andare appunto dal Kenya o alla Tanzania, per andare appunto a fare il safari. Quindi insomma, se volete fare il safari a Zanzibar dovete per forza prendere un aereo, per me era fuori, perché nel senso io già odio prendere gli aerei, ancora di più non prendere mai un aereo piccolino di quelli interni per andare a fare il safari. A livello di pericolosità il Kenya non è particolarmente pericoloso, certo siamo sempre in Africa, quindi in un paese comunque del terzo mondo, in un paese parecchio povero, sicuramente nella parte costiera o nei luoghi comunque turistici che alla fine si vanno a visitare, la povertà non la vedrete così tanto, mi spiego, nel senso è ovvio che i bambini che vedrete non saranno i nostri bambini, i bambini con 1.000 giochi, con 1.000 vestiti, tutti puliti, con 300.000 paia di scarpe, però non andrete neanche a vedere dei bambini che muoiono di fame, dei bambini tristi, malati. Comunque io tutti i bambini che ho visto, per quanto sicuramente non fossero per niente paragonabili ai nostri bambini, però erano tutti bambini molto molto sereni, sempre col sorriso sulle labbra, che giocavano tra di loro, tutti vestiti, comunque non ho visto nessun bambino nudo, al massimo qualcuno era scalzo, ma perché secondo me li sono proprio abituati loro, cioè non erano solo i bambini, anche gli adulti erano scalzi, ma anche la nostra guida, che era appunto lì del posto, girava scalzo perché diceva che era più comodo girare scalzo, non perché non avesse scarpe, ma perché era più comodo girare scalzo. Bambini che vi regalavano sempre un sorriso, e quindi diciamo, li ho visti tra virgolette poveri, ma non quella povertà che mi aspettavo di vedere in Africa. Sicuramente la situazione cambierà nella parte interna, dove so che la situazione è molto molto peggiore rispetto alla costa.
a livello di pericolosità, devo dire, noi all'esterno del villaggio non siamo mai usciti di sera, di notte, se non quando siamo tornati dal safari o da altre escursioni che erano le 8 o le 9 di sera. Però non è assolutamente pericolosa, anche i Beach Boys, che sono questi ragazzi sulla spiaggia che vi vendono qualsiasi tipo di gadget, di souvenir, che vi vendono escursioni, sono assolutamente affidabili, quindi potete andare tranquillamente con loro. Noi abbiamo fatto le escursioni con loro, adesso poi ve ne parlerò. Ecco, l'unica città che effettivamente anche loro del posto dicevano che era parecchio pericolosa era Nairobi, però rimane molto spostata rispetto a queste zone. Noi siamo andati appunto nella settimana a cavallo tra luglio e agosto e abbiamo scoperto solo una volta lì, e questo un po' mi è dispiaciuto perché a saperlo prima sarei andata almeno un paio di settimane dopo, che era appena terminata la stagione delle piogge e praticamente tutti i resort avevano riaperto quella settimana. Quindi infatti noi eravamo i primi clienti di questo resort in questa nuova stagione. Addirittura alcuni resort erano ancora chiusi quando noi siamo andati e riaprivano adesso nella prima settimana di agosto. Sinceramente io questo l'avessi saputo avrei un attimino posticipato la vacanza, non perché abbia beccato tempo bruttissimo, però neanche, cioè nel senso, pensando di andare in Kenya se non una volta, due volte nella vita. Spero di beccare il bel tempo. Noi diciamo su 7 giorni abbiamo beccato 2 giorni brutti, diciamo 3 giorni belli e 2 medi, mentre invece diciamo il mio obiettivo era quello di avere una settimana sole cocente e un caldo infernale. Se volete quindi andare, beccare un caldo infernale, 40 gradi, tempo splendido, mare splendido, dovete andare nel periodo di Natale. Quindi dicembre, gennaio, perché quello corrisponde proprio alla loro estate piena. Quando invece, se invece decidete di andare a luglio-agosto, dovete calcolare che lì è come se fosse soprattutto luglio l'inizio della loro primavera, quindi un po' come succede qua, c'è il giorno che piove, il giorno che fa un pochino più freddo. L'unica cosa che c'è sempre, e credo che però accomuni solamente questi 2 mesi, quindi luglio-agosto, è un vento costante, vento che vi accompagna dal mattino quando vi svegliate alla sera quando andate a dormire, un vento costante, un vento molto forte, e né freddo né caldo, insomma tiepido, che però vi porta la sera ad avere per forza un maglioncino, una giacchina, perché comunque fa parecchio freddo. Una sera poi ha diluviato tantissimo, cioè pensavo che venisse giù di tutto, cioè è venuto giù di tutto, però devo dire che poi il tempo cambiava abbastanza velocemente, nel senso che poi il giorno dopo, per esempio, ho fatto una giornata splendida. Noi in una settimana non abbiamo mai fatto un bagno in mare, perché appunto lì il mare non è che sia questo granché, è molto bello quando il mare si ritira, quindi va a creare queste specie di piscine, sembrano, perché l'acqua è talmente azzurra. Se no, il mare quando è normale, almeno in questa stagione, non so se magari a dicembre, gennaio sia diverso, il mare non è particolarmente bello e non abbiamo fatto neanche bagno in piscina perché appunto i giorni belli sono stati più o meno i giorni in cui abbiamo fatto escursioni, quindi eravamo fuori dal villaggio e nei giorni in cui siamo stati nel villaggio comunque o era medio il tempo o era brutto e quindi non faceva troppo freddo per fare il bagno in piscina. Allora, escursioni. Allora, le escursioni, io vi consiglio ovviamente, ma non solo in Kenya, in generale quando andate in un posto, in villaggio, di fare delle escursioni, perché per andare, non so, in Kenya, a Cuba o dove volete, in un villaggio, stare per una settimana chiuso in villaggio, allora potevate rimanere anche in Italia. Comunque, bisogna, per quanto comunque anche facendo le escursioni vedrete sempre posti molto turistici, però è necessario fare qualche escursione. Lì le strade sono due, cioè, nel senso potete fare le escursioni col vostro albergo, col vostro villaggio, oppure le escursioni con i Beach Boys. La cosa che io vi consiglio è che il primo giorno in cui arrivate di chiedere subito ai ragazzi dell'animazione, dell'albergo, del resort, quali sono i prezzi delle escursioni previste. Noi abbiamo fatto così, il primo giorno ci siamo fatti spiegare quali erano le escursioni in programma, quali erano i prezzi, e in base a quelli abbiamo poi valutato. Il giorno dopo siamo andati da un Beach Boys e abbiamo chiesto anche lui quali erano i prezzi per fare le stesse escursioni. Noi già prima di partire ci eravamo comunque informati sui Beach Boys tramite esperienze di altri viaggiatori e comunque tutti dicevano che erano molto molto affidabili. E quindi io vi dico veramente di stare tranquilli, siamo noi, forse italiani, soprattutto anche perché
In Kenya praticamente il turismo è il 95% italiano, gli stranieri ne vedrete veramente pochi, tant'è vero che comunque anche loro del posto, i bambini stessi, quando vedono arrivare i turisti danno già per scontato che siano italiani. I bambini parlano anche un po' di italiano, non parlano inglese o altre lingue, ma parlano italiano perché lì il turismo è principalmente italiano. E quindi avevamo visto appunto altre testimonianze, comunque tutti dicevano di affidarsi tranquillamente ai Beach Boys. E appunto noi alla fine abbiamo deciso di affidarsi ai Beach Boys perché praticamente nel nostro albergo solamente il safari, che era un'esperienza di 2 giorni con una notte da dormire fuori dal nostro villaggio, veniva 270 euro a persona, più altre escursioni sempre a pagamento. Noi invece con 250 euro a persona abbiamo fatto il safari, sempre i 2 giorni con una notte fuori, l'escursione a Malindi e l'Hell's Kitchen Marata. Io vi lascio comunque nell'info box il link del vlog che ho registrato in Kenya, che è il video che ho pubblicato prima di questo, in cui sono circa 10-12 minuti della vita, cioè video che ho registrato lì in Kenya, e così insomma potete vedere tutto. E quindi appunto facendo queste 3 escursioni con i Beach Boys abbiamo pagato, se non mi ricordo più, sui 230 o 250 euro a testa, mentre col villaggio avremmo pagato circa 350-370. So invece di altre strutture che erano un pochino più economiche, ad esempio mi sembra che al Barracuda le stesse 3 escursioni costassero 250 euro in villaggio. Quindi lì chiedete prima e ovviamente in base a quello, se decidete poi di andare dai Beach Boys, vi fate fare un prezzo inferiore, cioè se il villaggio per le 3 escursioni vi fa 250, pretendete dai Beach Boys almeno 150-170 euro, insomma, in modo da risparmiare. Ma a livello di affidabilità ve lo consiglio davvero perché sono super affidabili, super onesti, non ci hanno mai fregato, anche perché loro hanno tutta come posso dire, tutto guadagno a comportarsi bene, perché altrimenti, cioè, se loro fanno fare delle belle escursioni e si comportano bene, è ovvio che noi nel villaggio abbiamo parlato bene di loro, li abbiamo consigliati ai nuovi arrivati. Io se ci fossimo trovati male, se fosse stato qualcosa che non andava, saremmo andati dagli altri turisti a sconsigliare totalmente questi due con cui abbiamo fatto le escursioni e loro avrebbero un po' perso clienti. E in particolare noi abbiamo fatto le escursioni con Geppetto e con Fido, che sono appunto due Beach Boys lì del posto. E non sarà comunque difficile trovare i Beach Boys perché vedrete che appena arriverete, metterete piede in spiaggia, avrete l'invasione dei Beach Boys. Però fate attenzione, non arrivate, cioè se volete magari andare a cercare Geppetto, non arrivate in spiaggia e chiedete a un Beach Boys chi è Geppetto, perché sicuramente tutti diranno sono io Geppetto. Però potete dire guardate, io ho degli accordi già con Geppetto e insomma così vi lasceranno stare gli altri Beach Boys, perché comunque hanno molto rispetto tra di loro, se sanno che due si sono già impegnati con uno di loro, lo lasciano stare perché rispettano molto il lavoro altrui. Escursioni, quindi cercherò di non dilungarmi troppo. L'escursione che abbiamo fatto sono stati tre. L'escursione a Malindi, durata mezza giornata. In questo caso il Beach Boys è venuto con una macchina privata con l'autista a prenderci al villaggio. Siamo andati fino a Malindi, circa oltre la mezz'oretta di strada sterrata, circa 20 minuti di strada normale. Siamo arrivati lì, abbiamo fatto un bel giro a piedi nel mercato, nel posto dove c'era la stazione di bus, insomma abbiamo fatto varie foto anche con i bambini. Siamo andati anche a vedere una fabbrica dove lavorano l'ebano, l'avete visto nel mio videoblog, insomma abbiamo proprio vissuto un po' la vita di Malindi, no? Poi il giorno dopo abbiamo fatto l'esperienza del safari. Io sul safari ero un pochino titubante perché appunto io non sono molto avventurosa, però appunto spinta un po' dal mio ragazzo, spinta dalle testimonianze che avevo letto, tutti dicevano non potete andare in Kenya a non fare il safari. È stancante fare il safari, però è assolutamente un'esperienza unica che vi rimarrà dentro per sempre. Partenza alle 6 del mattino, quindi molto molto presto. Si può scegliere se fare il safari in pulmino o in jeep. Col pulmino siamo state contentissime di farlo col pulmino. Eravamo noi due più una famiglia di 4 persone. Siamo partiti appunto alle 6 dal nostro villaggio, e da lì vi aspettano circa 3 ore, 3 ore e mezza di viaggio
per arrivare in questo parco che appunto si trova nella savana. È un viaggio un po' pesante perché comunque è tutta strada sterrata. Anche lì si passa veramente in tantissimi villaggi, ci saranno i bambini che vi rincorrono. Dopo 3 ore arriverete in questo parco e da lì inizierà insomma la vostra gita. Si fanno circa 2 o 3 ore al mattino. Si gira semplicemente nella savana e quando vengono avvistati degli animali, il pulmino, la jeep si fermano e ve li fanno fotografare, ve li fanno vedere. Ovviamente tutto il safari, durante tutta la durata del safari, nessuno scenderà dal pulmino della jeep. Dopodiché per pranzo verrete portati nella struttura che avete scelto. In tonno era stata data la possibilità di scegliere tra una sistemazione in tenda, che è quella che avete visto nel vlog, quindi non vi aspettate la tenda, tipo quelle che vendono da Decathlon, ma totalmente diverso, oppure un vero e proprio albergo, che è quello con gli elefanti che vi ho fatto vedere. Noi, appunto, sempre perché io sono poco avventurosa, ho deciso di optare per la struttura alberghiera, che appunto è questa qua, il Voi. Le stanze erano così, una struttura veramente molto molto bella. Se avete occasione di sceglierla è veramente super super consigliata e avrete questo spettacolo degli elefanti davanti a voi durante l'ora di cena di pranzo. Però se no, anche la sistemazione nella tenda va benissimo. Dopodiché al pomeriggio si ripartirà per un giro, verso le 7 verrete riportati in albergo per cenare e poi per dormire. Sarete distrutti, io veramente ero stanchissima, proprio stanca, stanca, stanca. Anche lì la mattina dopo vi risveglierete alle 6, farete di nuovo un ulteriore giro del parco, dopodiché perché il biglietto dell'ingresso del parco vi dura 24 ore, quindi se il giorno prima siete entrati alle 10, il vostro biglietto scadrà alle 10 del giorno dopo. Quindi, si fa un ulteriore giro partendo di nuovo alle 6:30, 6, di 2 ore, 2 ore e mezza per vedere le ultime cose, dopodiché si riparte e si ritorna al proprio villaggio. Quindi arriverete al vostro villaggio, insomma, per l'ora di pranzo più o meno, stanchi, morti ma felici. L'escursione che abbiamo fatto, eravamo indecisi tra il safari blu oppure se fare la spiaggia dorata e l'Hell's Kitchen. Io, come insomma, ho detto forse in un altro video, patisco un pochino il mal di mare, oltretutto il tempo non era un granché, quindi il mare era piuttosto mosso e quindi abbiamo deciso di fare la spiaggia dorata più l'Hell's Kitchen. Quindi siamo andati prima sempre con l'autista privato e il Beach Boys che ci accompagnava. Siamo andati in questa spiaggia dorata dove c'era la sabbia dorata. E dopodiché siamo andati vicino alla Robinson Crusoe, all'isola di Robinson Crusoe, stupenda, dove ci hanno lasciato sui nostri lettini a prendere il sole, abbiamo mangiato lì in spiaggia i granchi, delle cose buonissime, poi abbiamo preso la barchetta, ci ha riportato la macchina. Lì siamo andati a Marafa e Schiccio a vedere queste cucine del diavolo che sono dei canyon stupendi. Quindi cosa portare? Allora, a livello di abbigliamento molto dipende dalla stagione in cui andate. Se andate a luglio o ad agosto, quindi l'unica mia testimonianza di cui posso parlare, allora per la vita in villaggio tranquillamente bikini farei, per la sera vestitini, tacchi, come siete abituate. Però vi consiglio fortemente di portarvi una sciarpa, una pashmina, uno scialle, una sciarpa e una giacchina. Questa vi servirà anche moltissimo per il safari perché nella savana fa un freddo cane, non tanto al pomeriggio quando c'è il sole, ma la mattina veramente, cioè, ci saranno stati 10-15 gradi massimo, ma forse 10 perché poi pioveva, faceva un freddo cane, io avevo mille cose addosso e avevo un freddo pazzesco. Quindi se andate in safari portatevi dietro una felpa, un giacchino, una sciarpa. Io veramente avessi avuto un piumino me lo sarei messo perché c'era veramente freddo, secondo me c'erano più 10 gradi. Quindi portatevi dietro qualcosa un po' di pesante, ovviamente scarpe chiuse, scarpe da ginnastica. È stato criticato il fatto che io avessi le Hogan, ma erano un paio di scarpe che ho da anni, sono un paio di Hogan super rovinate, quindi le ho usate per i safari. Però non si sono rovinate perché appunto facendo il safari comunque voi state sempre sul pulmino, quindi alla fine è come fare una gita in montagna. I bambini, allora vedrete bambini appunto in ogni dove, vi inseguiranno, vi diranno ciao in continuazione,
caramello, caramelle. È vero, mi è stato detto da una ragazza non portare caramello dolce ai bambini perché poi vengono le carie ai denti e non hanno i soldi per pagarsi il dentista. Però è la prima cosa che chiedono i bambini, le caramelle. Quindi io già dall'Italia avevo comprato un bel saccone di caramelle, le avevo portate con me e ogni volta che uscivo dal villaggio me ne mettevo una bella manciata nella borsa e le distribuivo e poi ne ho comprate anche lì. Io vi consiglio, vabbè, di portare appunto caramelle, dolcini, ma anche di portare vestiti, ma non solo per i bambini, anche proprio per i Beach Boys, che ve li chiederanno sicuramente all'ultimo giorno. Ma anche matite, pennarelli, quaderni, insomma, se vi avanza un posto in valigia metteteci qualcosa per loro perché saranno sicuramente felici e sarete anche molto felici loro di vedere il sorriso sui loro volti per una matita regalata. Per quanto riguarda i soldi, la cifra ovviamente vedete voi, a noi ci era stato consigliato di portare dollari come soldi, in realtà era molto più ben voluto l'euro. È diffuso l'euro del dollaro, quindi non, a mio parere portatevi gli euro, non cambiate i tuoi dollari, però al massimo sul posto poi cambiate con i soldi lì del posto. Cosa comprare? Beh, il Kenya è famoso per l'artigianato, quindi la lavorazione della pelle, con le perline, parei, le tele. E tutto ciò che è fatto in ebano, quindi insomma ci saranno moltissime statuine, ci saranno le ciabattine, i parei, le tele, io personalmente ho comprato un paio di ciabattine, ho comprato un pareo per me e uno per mia sorella, delle statuine in ebano per i miei genitori, una tela, qualche orecchino, insomma cose del genere, ovviamente i prezzi sono molto bassi, vi consiglio di prendere sempre tutto dai Beach Boys con cui si può contrattare e perlomeno siete sicuri che insomma, i soldi vanno a gente del posto che ha bisogno comunque. A livello di vaccinazioni noi non abbiamo fatto nulla, in Kenya l'antimalarica è consigliata, noi comunque insomma tutti dicono che stando in villaggio non è necessario fare la vaccinazione antimalarica, in villaggio su 90 persone che c'erano nessuno aveva fatto l'antimalarica anche perché è veramente pesante, quindi io vi consiglio di non farla. E per quanto riguarda il telefono io vi consiglio strettamente di lasciare l'iPhone a casa. Perché comunque se rischiate di collegarvi per errore a internet è una mazzata. Io per errore mi sono collegata credo 5 secondi e mi è arrivata una bolletta di 40 euro, quindi adesso cercherò anche di protestare con la 3. Lì però nel sul posto potete comprare le tesserine appunto del luogo, quindi vanno benissimo anche quello. Vabbè, come saprete il Kenya è famoso per il fenomeno delle maree, quindi c'è questo mare che ogni 6 ore si ritira quasi completamente, nel senso che per arrivare al mare dovete fare circa 1 km e per 6 ore torna. Questo avviene per 3 giorni al mattino e per 3 giorni al pomeriggio, quindi in quei 3 giorni in cui, cioè nei giorni, nei momenti in cui, nelle ore in cui il mare si ritira, vedrete solamente sabbia e coralli davanti a voi. Però quando il mare si ritira si formano queste lingue di sabbia, in particolare davanti al nostro resort c'era proprio Sardegna 2, che era questa spiaggia bianchissima dove avete visto che ho fatto anche il filmato dei saluti. E lì l'acqua c'è, quindi lì si può fare comodamente il bagno. E nulla, quindi insomma queste sono state principalmente le notizie che volevo darvi. Spero di non avervi annoiato troppo, spero che vi sia insomma risultato interessante. Se siete prossimi alla partenza, avete intenzione di andare in Kenya, avete ancora qualche dubbio, per sempre nei limiti delle mie conoscenze, non esitate a scrivermi in privato o a scrivermi qua sotto un commento. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e Hakuna Matata, un bacio, ciao!